E ciao ragazzi, benvenuti dopo secoli in questo nuovo episodio di Minecraft per Xbox. Allora, la scorso episodio, cioè un sacco di giorni fa, avete visto l'episodio dell'esplorazione in cui siamo andati lì dove più o meno ci sta quella specie di albero buggato. Abbiamo trovato poi tutto quel muro di pietra, insomma, tutto buggato, il bioma, eccetera, eccetera. Oggi faremo una cosa abbastanza diversa. Andremo prima di tutto a esplorare questa caverna per vedere cosa c'è, che poi io avrei anche dei progetti non molto brutti su cosa farcene. Quindi andiamo prima di tutto, guardate quanti mob, questi li potrei rinchiudere però adesso meglio di no. Allora, vi faccio vedere che abbiamo trovato anche un libro incantato che io direi di mettere già nel magazzino. Sì, lo so che dobbiamo fare un bel po' di strada, però per una buona causa. Allora, il magazzino, io avevo deciso qui, è questa, era la zona materiali. Qui ci metteremo anche tutte varie robe. Qui abbiamo la zona legna, qui la zona carbone e minerali, qui drop dei mob e coloranti, e di qua alberelli, la zona sopli. E qui invece non abbiamo nient'altro, anzi qui abbiamo la zona pietra, che io toglierei da qui e metterei sai che ho fatto un po', forse qui, sì, io metterei qua perché non mi piaceva molto metterla lì. Mettiamo un po' di roba che non ci serve. Perfetto, allora apriamo qui la nostra barriera, così possiamo anche diciamo andare più velocemente in ritirata se troviamo qualcosa di strano. Allora, qui la caverna continua, fa un giretto, ok, e finisce qua. Ci mettiamo nella zona più bassa che abbiamo, anzi io direi proprio qui, sì, direi proprio qui, poi iniziamo i nostri grandi lavori per il magazzino. Quindi lo scavo avrà questo sistema: noi scaveremo di 3 blocchi in modo che potremo mettere anche successivamente i come si chiamano, vabbè adesso non mi ricordo. Comunque qui mettiamo un blocco anti mob temporaneo, ok, e niente ragazzi, adesso io vedo di scavare come una talpa e ci vediamo tra poco. Bene ragazzi, lo stacco è durato veramente poco perché qui ho già trovato una caverna, però io c'ho paura ragazzi, c'ho veramente tanta paura. Questa caverna poi la useremo per i nostri sotterranei, sì, va benissimo, intanto io continuo così, poi la esploreremo più tardi. Chiudi qua, zac, così ci ricordiamo che c'è una caverna, anche se molto probabilmente appunto sfoceremo di nuovo qui. Facciamo in questo modo, perfetto, non dovrebbero esserci più problemi forse. Vabbè, lì sotto non ci passa nessuno, manco un ragno, quindi siamo a posto. Facciamo in questo modo, ok. Lo so che sta già avvenendo un casino, però pazienza, d'altra parte è il mio Minecraft. Mi dispiace dirvelo. Dobbiamo girare, sì, molto probabilmente. Più che altro questa faccenda di trovare caverne non mi piace molto. Poi vabbè, lasciando stare gli infarti che ti prendi con i mob, chiudi.
Ho visto un bel po' di materiali, lo so, lo so, lo so. Va bene, io continuo e ci vediamo tra poco. E Bedrock fu. E camminando trovammo l'oro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abbiamo trovato un filone d'oro veramente bello. E che dietro l'angolo non ci poteva essere la redstone. Un po' di ferro non fa mai male. Lava! 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 E secondo voi potevano mancare? Questa parte me la lascio. Questa parte me la lascio. Allora, isoliamoli subito, altrimenti possono fare una brutta fine. Vediamo, due. Occhio qui alla lava. Un po' di redstone accanto, ci sta benissimo. Sotto redstone, qui apriamo. Ragazzi, oh, c'è pure l'oro dietro, attenzione, attenzione. Non ci credo assolutamente. Non ci credo, guardate quanti diamanti. Io ve lo vi dicevo che era meglio fare branch mining qua in una miniera. Non l'avremmo mai trovati, capito? Non li avremmo mai trovati. Comunque, adesso prendiamo la redstone, quei diamanti che li voglio lasciare per ultimo. Voglio vedere quanti sono. Allora, vediamo un po'. Uno, purtroppo non ho il piccone con fortuna. 2, 3, 4, 5, 5 diamanti, non sono veramente poco. Ok, lì ci sta la strada dove sono partito, recupero il carbone e continuo. Tra l'altro lì abbiamo anche del ferro, però non vorrei rischiare, anzi, mi dispiace, ma lo devo fare. Addio. Comunque, continuiamo l'esplorazione. Ragazzi, ho scavato un altro po', però non ho trovato nulla di interessante. Qui purtroppo è finito il... occhio a non buggarsi. È finita la caverna. Qui lo so che c'è del carbone, però ragazzi, i picconi prima o poi finiscono. Allora, mettiamo un po' di pietra, ma qui però no, vabbè, devo spaccarlo a mano. Perfetto. Ok, così abbiamo anche la scala per risalire. Vi faccio vedere un po' quanto ho scavato e soprattutto quanta roba abbiamo preso, che poi conteremo, Fatemi anche mangiare, tanto. Allora, non ho idea di che ore siano anche, quindi io, se non c'è nessun mob qui, che vi ricordo c'è la caverna. Ok, è notte, ho fatto bene a dormire. Decisamente. Ok. Togliamo il letto. Qui abbiamo la caverna di prima. Allora, qui io direi di... no, vabbè, sì, mi sono chiuso praticamente da solo. Direi di fare una cosa del genere. Guardare se non c'è nessun mob. E scappare subito. Oh, attenzione. Mi sono preso un botto di paura. Non esplodere. Io ti ho detto di non esplodere. Pazienza. Ricostruiremo il tutto. No, 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 quanti creeper ci stanno? Non esplodere. Ok, se non altro abbiamo trovato del ferro. Ragazzi,
dovremmo illuminare un po' il tutto. Tu non esplode però, almeno te. No, vabbè, sì, vabbè. Questa la chiamerò Creeper Island, basta. Non lo so. Boh, ci manca solo che me ne sbuca un altro. Boh. Potevo dormire. Ok, one shotato. Vediamo se c'è qualcun altro. No, perché c'è, io dico, no. Meno male che non mi hanno fatto esplodere casa. Meno questo. Comunque qui abbiamo del ferro, sì. Prendiamo un po' tutto. Ammazzato pure la pelle, cioè, mamma mia, io non lo so quanto sono cattivi, quanto possono essere tremendi, cattivi, quello che volete voi. Comunque, il creeper è despawnato o sta giocando a nascondino? Spero che di no. Ok, è despawnato, qui c'è uno squid. Ma niente di che. Ragazzi, abbiamo rischiato la vita con i diamanti in mano. Fortunatamente non stavamo in caverna, altrimenti sarebbe stato molto più problematico. Comunque, per questo episodio direi che è tutto. Anzi, andrei a mettere subito al sicuro i diamanti, perché qui so che faranno una brutta fine. Qui io intanto già chiudo tutto di nuovo, perché non voglio avere brutte sorprese. Ci metteremo, che ne so, qualche porta, boh, vedremo. Intanto ripiazziamo il letto come prima cosa e andiamo subito a mettere al sicuro i diamanti. Non qua, quindi io riprenderei tutta la mia roba e non abbiamo spazio. Vabbè, intanto prendiamo queste cose, perfetto. Forza, mettiamo al sicuro i nostri diamantucci, sperando che non ci sia un creeper dentro, anche qua dentro, no, perché succede. Quindi adesso non lo so, mi è venuta la fobia dei creeper, che vi devo dire. Dunque, questa è la zona materiali, ci rimetto questo, la redstone, l'oro che metteremo a cuocere, anzi subito, mettiamo subito a cuocere, Zac, pure il ferro. Abbiamo trovato un po' di roba, Direi che non è andata male. Quindi andiamo a prendere anche a sto punto gli altri materiali, così possiamo togliere le cose preziose dal loro posto preferito. Lo so, mi escono le parole a caso, lo so. Non ci posso fare niente. Bene, quindi rimettiamo tutto a posto. Qua dentro ce lo teniamo stretta questa roba. Ok. Sono ancora spaventato per quello che è successo 2 secondi fa. Bene, direi che abbiamo abbastanza materiali, Direi che abbiamo abbastanza materiali. Ci troviamo bene. Non c'è nessun problema. Mettiamo il ferro a posto e possiamo concludere. Qui intanto lascerò cucinare l'oro, cuocere il ferro e l'oro, e piano piano li rimetterò dentro. Quindi ragazzi, per questo episodio è tutto. Siamo arrivati alla fine, e la terza volta che lo dico, sì. Comunque vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto questo video, condividere, mettere un commento per dire le solite varie cose. La barca se ne va a cavoli suoi, quindi ci vediamo in un prossimo video e bella!